Ha incassato poco fa i complimenti del tecnico Colombo perché ha detto che quando il Giuliano ha avuto anche una buona opportunità, tu sei stato bravo ad anticipare i tempi e a evitare guai peggiori, ti ha fatto i complimenti. Fa piacere sentire parole del mister positive. Com'è stato l'esordio in campionato in maglia biancazzurra? Movimentato, diciamo. È stata una partita particolare, vari episodi, cambiata più volte. Sicuramente avrei voluto una vittoria come all'esordio, però alla fine ci prendiamo il punto. Quando non si può vincere è importante non perdere, quindi va bene così. Lì davanti a te la traversa e poi l'episodio del rigore espulsione. Che cosa hai visto tu? Io sono uscito per accorciare sull'attaccante che ha fatto scavino, il cucchiaio ha preso la traversa. Quando mi sono girato ho visto una trattenuta, una spinta, non lo so, lì davanti all'area e ha dato rigore. Rigore che poi è stato trasformato, però poi il Pescara ha fatto una grande partita, sei d'accordo? Sono d'accordo, abbiamo dimostrato carattere e infatti eravamo contenti nello spogliatoio tra di noi perché è molto importante, nonostante l'inferiorità numerica, il gol subito, abbiamo dimostrato carattere, abbiamo cercato di riprendere a giocare, abbiamo avuto le occasioni, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto altre occasioni, quindi anche un pizzico di rammarico perché potevamo portare via 3 punti. Chiedo un'ultima cosa, se hai sentito adesso negli spogliatoi Alessandro Plizzari? No, guarda, non ho ancora preso il telefono perché ho fatto di corsa, eccetera, adesso devo ancora controllare il telefono, ancora Ti ha sentito. chiamato questa mattina, vi siete sentiti? Ha fatto in bocca al lupo per la partita Sai come stamattina. sta? No, penso stia meglio. Aveva un po' di febbre ieri e penso e spero stia meglio. Comunque sei stato, a conti fatti, contento del tuo esordio? Sì, dai, No? manca, cioè, avrei preferito vincere qualche episodio, qualcosina. Si può sempre fare meglio, però va bene, dai, va bene.